presidio H24 della Coldiretti a Palermo, la protesta perché gli interventi indispensabili ad eccezione del voucher fieno non sono stati ancora attuati. Emergenza rifiuti a Palermo, cumuli di spazzatura in cassonetti e discariche abusive dati alle fiamme in molti quartieri della città. Sono 14 le misure cautelari eseguite dalla questura per traffico di droga e di telefonini introdotti nel carcere Luigi Bodenza di Enna. Sanità ha firmato l'accordo con ospedali privati convenzionati. Per il presidente Schifani, sinergia fondamentale per abbattere le liste d'attesa anche per i trapianti. Armando Casamonica ha conquistato a Palermo il titolo di campione italiano nella categoria superleggeri. Il prossimo 26 ottobre la difesa del titolo al Teatro al Massimo. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News. Presidio H24 della Coldiretti in Piazza Indipendenza a Palermo, davanti alla sede del governo regionale. La protesta perché gli interventi indispensabili già approvati dal presidente Schifani dopo la grande manifestazione del 28 maggio scorso, ad eccezione del voucher fieno, non sono ancora stati attuati. Diciamo la prima notte è andata, le interlocuzioni che devo dire con il governo regionale sono buone e stanno accelerando, quindi speriamo di concludere tutto al più presto. Rispetto alla siccità, ovviamente è un tema importante che richiede un impegno da parte di tutti efficiente, non solo per distribuire in maniera corretta la poca acqua che abbiamo a disposizione, ma soprattutto per pianificare quelli che sono gli interventi che andranno fatti da qua ai prossimi anni. Ovviamente non ci possiamo più trovare in situazioni di questo genere. Il clima è cambiato, dobbiamo essere più efficienti per garantire alle nostre aziende di poter andare avanti e garantire posti di lavoro e un'economia sana, ma soprattutto a portare avanti quella che è la nostra grande storia di agroalimentare. Beh, sicuramente un primo segnale da parte della regione è stato l'istituzione dei voucher, un abboccato d'ossigeno importante per gli allevatori siciliani che in un momento di grande difficoltà erano costretti ad importare buona parte dell'alimentazione del loro bestiame da oltre lo stretto, quindi un voucher è una risposta importante, ma oggi chiediamo anche altro. Abbiamo chiesto un tavolo politico e quello sembra essere già arrivato, abbiamo chiesto un affiancamento importante ai commissari dei consorsi bonifica anche per progettazioni future, per evitare che difficoltà come quella di quest'anno si verifichino negli anni successivi, perché significherebbero una croce importante nei confronti dell'agricoltura siciliana. Oggi siamo qui anche per definitivamente capire come possiamo limitare i danni dalla fauna selvatica, prima tra tutti i cinghiali che stanno distruggendo intere coltivazioni di molti agricoltori siciliani. Non può un agricoltore seminare del grano e poi vederselo distruggere o buttare a terra dalla presenza di questi suinidi che praticamente distruggono tutto quello che trovano nel loro passaggio. Non smobilitaremo da qui fin quando non avremo risposte chiare sia per il discorso della siccità sia per il discorso del contenimento della fauna selvatica. Accelerare le procedure per irrigare i campi. La regione semplifica la burocrazia per l'acqua non potabile per l'agricoltura. La regione siciliana semplifica e accelera le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'attingimento di acqua per uso non domestico, riducendo l'iter da 60 a 5 giorni. Lo prevede una direttiva firmata dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, dal quale dipendono gli uffici provinciali del Genio Civile titolati al rilascio delle relative licenze. L'attuale emergenza siccità, per la quale il governo Schifani è impegnato in prima linea, sottolinea l'assessore, richiede misure straordinarie e immediate. Con questa direttiva intendiamo supportare le aziende agricole e zootecniche dell'isola, permettendo loro di accedere rapidamente alle risorse idriche necessarie per la continuità delle loro attività produttive. La licenza, sebbene provvisoria, consente l'utilizzo immediato delle risorse idriche in attesa del provvedimento definitivo, a partire dalla pubblicazione
della direttiva, chiunque faccia richiesta di attingimento per attività agricole, zootecniche e di trasformazione potrà iniziare i prelievi di acqua successivamente alla presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione necessaria e da una dichiarazione asseverata da un professionista. L'ufficio del Genio Civile competente per territorio rilascerà entro 5 giorni un'attestazione che avrà valore abilitativo. La procedura autorizzativa definitiva sarà poi completata entro 60 giorni. La direttiva emergenziale sarà valida fino a quando perdurerà lo stato di crisi idrica e si applicherà esclusivamente alle istanze per usi agricoli, zootecnici e di trasformazione dei prodotti con approvvigionamento da corsi d'acqua, sorgenti e pozzi. Saranno garantiti il deflusso vitale minimo per i corsi d'acqua e una portata massima di prelievo di 1 litro al secondo per ciascun pozzo. Emergenza rifiuti a Palermo, cumuli di spazzatura in cassonetti e discariche abusive dati alle fiamme in molti quartieri della città. Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati dai cittadini impauriti dalle fiamme che sprigionavano diossina intorno alle case. Disgustati i turisti, il sindaco vola dal prefetto e annuncia l'ingresso di nuovi operatori, ma i cittadini attendono risposte immediate. Situazione disastrosa a Palermo, sempre più sommersa dai rifiuti che con il clima torrido di questi giorni emanano un fetore insopportabile. Disgustati i turisti e i cittadini esasperati in alcuni quartieri hanno dato fuoco ai cumuli di spazzatura, una decina gli interventi dei vigili del fuoco. Dove non arriva la RAP, dunque, che è sempre più in difficoltà, arriva il fai da te che però rallenta ulteriormente il lavoro degli operatori che sono costretti a classificare i rifiuti dati alle fiamme come rifiuti speciali. Quella che si preannuncia è senza dubbio un'estate rovente in cui è alto il rischio incendi e il rischio inquinamento da diossina. Ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire su più fronti allertati dalle fiamme che sprigionavano diossina intorno alle case. Quasi una decina gli interventi partiti nel pomeriggio quando le squadre sono intervenute a Brancaccio in corso Calatafimi per spegnere cassonetti ormai ridotti a scheletri. Poi è stata la volta dello Zen dove veri e propri muri di spazzatura campeggiavano per le vie limitrofe al quartiere vicino al quale giocano i bambini circondati dalle carcasse di automobili. Necessari interventi anche nelle zone vicine al centro cittadino, in Viale Croce Rossa, in Viale Michelangelo, dove le fiamme hanno lambito e poi inghiottito anche un albero. Oggi sembrano essere spariti i grossi accumuli che ostacolavano automobilisti e motocicli, ma la città è ancora in piena emergenza. All'albergheria, dove il prossimo settembre dovrebbe prendere il via il piano di riqualificazione urbana, sono ancora tante le postazioni in sofferenza, sporche anche le strade alle spalle della stazione centrale e non va meglio nelle vie del centro. Il sindaco La Galla vola dal prefetto e annuncia che saranno nuovamente intensificati i rapporti tra RAP, Polizia Municipale e Polizia Provinciale per il controllo delle discariche abusive e la prevenzione del rilascio irregolare dei sacchetti della spazzatura. Abbiamo investito in mezzi, ha dichiarato il primo cittadino, e abbiamo avviato con gradualità il reclutamento di nuovi operatori. I primi 50 saranno immessi in servizio nei prossimi giorni. Abbiamo anche preteso dalla società una innovazione del modello organizzativo da presentare all'amministrazione entro il prossimo 30 settembre e confermiamo che il 31 dicembre di quest'anno sarà il momento delle valutazioni decisive sul futuro di RAP, che ha certamente grandi potenzialità, ma deve essere in condizioni di esprimerle e di dimostrarle ai cittadini. Così il sindaco, ma i cittadini, stretti tra rifiuti, caldo estremo e penuria d'acqua, non sembrano più disposti ad aspettare. Sono 14 le misure cautelari eseguite dalla Questura, dalla Polizia Penitenziaria di Enna e Palermo nell'ambito di una vasta operazione per traffico di droga e di telefonini introdotti nel carcere Luigi Bodenza di Enna.
È scattato all'alba di oggi il blitz EN al termine dell'inchiesta su un giro di droghe e cellulari che sarebbero entrati nel carcere Luigi Bodenza. I GIP del Tribunale di EN e del Tribunale dei Minori di Caltanissetta hanno emesso 14 misure cautelari. Ad 8 indagati, tra cui un soggetto minorenne all'epoca dei fatti, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. 2 indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e 2 alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, mentre all'unico indagato ancora minorenne è stata applicata la misura del collocamento in idonea comunità. Si tratta di un'ardua operazione che ha richiesto l'impegno di circa 100 poliziotti della Questura e della Penitenziaria di Enna e Palermo, coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, svariati controlli all'interno della struttura hanno confermato l'intreccio tra spaccio di droga e traffico di telefonini introdotti dall'esterno. In un caso, come emerso nell'indagine dell'ottobre del 2023, gli agenti della Polizia Penitenziaria scoprirono che la droga avrebbe avuto accesso nel penitenziario grazie all'uso di un drone. Avrebbe commesso una rapina a Bagheria e uno scippo a Ficarazzi. In carcere il presunto autore, un palermitano di 47 anni. Ad aprile avrebbe rapinato una donna a Bagheria strappandole la collana d'oro. A giugno invece avrebbe scippato un uomo a Ficarazzi mentre passeggiava il cane. Arrestato un palermitano di 47 anni grazie alla collaborazione tra gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Bagheria e i carabinieri della stazione di Ficarazzi. Accolte le richieste del pubblico ministero titolare dell'indagine, il GIP di Termini Imerese ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo individuato dagli investigatori nel corso delle indagini in relazione ai 2 episodi in cui avrebbe agito con un complice sul cui conto sono attive le ricerche. Nel primo caso, avvenuto lo scorso 29 aprile, 2 giovani si erano resi responsabili di una rapina ai danni di una donna che viaggiava a bordo della propria autovettura tra le strade del centro storico di Bagheria. Nella circostanza, mentre uno dei 2 rimaneva alla guida dello scooter, il complice si avvicinava alla donna cercando di strapparle la collana d'oro che portava al collo. Inizialmente l'anziana vittima aveva cercato di opporsi all'aggressione, ma l'uomo le aveva stretto il collo con forza, costringendola a cedere. L'indagato è ritenuto uno dei 2 assalitori anche attraverso un minuzioso lavoro di analisi e riscontro che ha consentito di trarre, per esempio, utili spunti anche dal mondo dei social. Il secondo episodio delittuoso, contestato nell'ordinanza del giudice del Tribunale di Termini Imerese, riguarda uno scippo commesso ai danni di un anziano pensionato di Ficarazzi, il quale lo scorso 3 giugno, mentre stava passeggiando in quel comune con il proprio cagnolino, veniva sorpreso da un aggressore che, con mossa fulminea, gli scippava la collana d'oro che portava al collo. Anche in questo caso, grazie all'attenta visione degli impianti di videosorveglianza installati in zona, i militari della stazione carabinieri di Ficarazzi sono riusciti a risalire alla targa del motoveicolo utilizzato dall'uomo in sella, alla quale vi era ad attenderlo un secondo complice. Mirati accertamenti eseguiti sul mezzo utilizzato hanno consentito ai carabinieri di Ficarazzi di pervenire all'identificazione dell'autore materiale del reato colpito dal provvedimento restrittivo, ma anche di acquisire significativi elementi in capo al complice in atto al vaglio dell'autorità giudiziaria. E ora parliamo di sanità. Ha firmato l'accordo con ospedali privati convenzionati. Per il presidente Schifani, sinergia indispensabile per abbattere le liste d'attesa anche per i trapianti. 15 milioni di euro per il supporto che il sistema sanitario privato convenzionato darà all'abbattimento delle liste d'attesa, specialmente per i trapianti di midollo osseo e cornea e gli interventi di chirurgia oncologica in Sicilia, nonché per altre prestazioni di ricovero. È uno dei punti dell'accordo tra la Regione e le associazioni dell'ospedalità privata per l'erogazione dei finanziamenti regionali per le prestazioni di ricovero in strutture accreditate e contrattualizzate per il 2024. L'intesa firmata prevede lo stanziamento complessivo di oltre 515,8 milioni di euro. A sottoscrivere il documento a Palazzo d'Orleano il presidente Renato Schifani, l'assessore alla salute Giovanna Volo, assistiti dal dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica Salvatore Iacolino e i presidenti regionali di ACOP Carmelo Tropea, di AIOP Barbara Cittadini e di ARIS Domenico Arena.
L'accordo prevede inoltre risorse per 18 milioni di euro per prestazioni di alta complessità volte a contrastare la mobilità sanitaria verso altre regioni. L'intesa punta anche a migliorare l'assistenza dei pazienti che ricorrono al pronto soccorso del sistema pubblico, con la possibilità di trasferirli con il loro consenso in una struttura privata. A tal fine, le aziende sanitarie, accertata l'obiettiva necessità di ricorrere a soggetti privati contrattualizzati, potranno bandire una manifestazione di interesse pubblico alla quale potranno aderire gli operatori privati convenzionati e contrattualizzati per ridurre il carico di lavoro e il sovraffollamento del pronto soccorso degli ospedali pubblici, garantendo al contempo tempestività e appropriatezza dei necessari trattamenti sanitari. Restate in allerta, nasce un servizio SOS telefonico della filea per segnalare violazioni alla legge che prevede lo stop del lavoro nei cantieri durante le giornate troppo calde. Si chiama Restate in allerta ed è il nuovo servizio di SOS telefonico che è partito ieri e fino al 31 agosto verrà in aiuto dei lavoratori edili, chiamando ad un numero telefonico messo a disposizione dalla filea di Catania. Sarà possibile segnalare eventuali violazioni della recente ordinanza della Presidenza della Regione e della legge 101/2024 di conversione del decreto 63 in caso di attività lavorative da svolgersi all'aperto in condizioni climatiche avverse come il caldo eccessivo. Finalmente il Presidente della Regione, dopo tante pressioni da parte di Filea CGL Sicilia, ha fatto l'ordinanza. Ora è il momento che l'ordinanza venga rispettata e siamo qui proprio perché durante il periodo di agosto spesso sono troppe le persone che vanno in ferie e noi siamo vigili per aiutare tutti i lavoratori edili attraverso il numero che abbiamo istituito 095 310 815, che è a disposizione di tutti i lavoratori che lavorano nei cantieri, per quei cantieri che anche alle alte temperature non si fermano. Per ogni singola azienda edile in Sicilia è di 4,5 unità di personale. È chiaro che l'ordinanza dà una grossa mano d'aiuto non soltanto ai lavoratori che operano nei cantieri di grandi dimensioni, ma soprattutto quelli che lavorano nei cantieri di piccole dimensioni. Il sindacato sarà sempre al loro fianco, raccoglierà le istanze dei lavoratori e chiederà che i lavori vengano interrotti qualora le temperature rientrano nel perimetro dell'allerta. Ma è altrettanto chiaro che qualora l'ordinanza non dovesse essere rispettata e dopo la nostra interlocuzione con i lavoratori e con l'azienda ci rivolgeremo alle forze dell'ordine per fare in modo che l'ordinanza venga immediatamente rispettata. La salute e la sicurezza dei lavoratori va messa al primo punto tra le nostre priorità. Dopo vengono le altre cose, ma prima la salute e la sicurezza. Dopo le celebrazioni a Palermo, il giudice Rocco Chinnici, vittima 41 anni fa dell'attentato di via Pipitone Federico, è stato ricordato a Misilmeria. Ascoltiamo le parole del figlio Giovanni. Sono stati fatti degli enormi passi avanti e questo è stato possibile proprio grazie all'impegno e anche alle intuizioni, ai nuovi metodi che Rocco Chinnici e gli altri giudici del suo ufficio, non dimentichiamo appunto Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte ecco coloro che hanno collaborato, quindi polizia, carabinieri, forza dell'ordine, e proprio grazie allo sforzo e all'estremo sacrificio di alcuni di loro la situazione, non c'è dubbio che in Sicilia sia cambiata. Ancora ci sono tanti problemi che vanno affrontati e risolti, però i passi avanti sono stati fatti. Credo che questo ci consenta di ricordare ancora una volta la modernità professionale oltre che umana di Rocco Chinnici. Visto che siamo a Misilmeri, però, mi fa piacere ricordare anche l'orgoglio con cui Rocco Chinnici rivendicava le sue origini misilmeresi, un paese che ha sempre amato e devo dire un paese che oggi gli restituisce questo amore con i ricordi, non soltanto nel giorno della commemorazione, ma anche poi durante l'anno con diverse iniziative. Quindi mi fa piacere essere qui a Misilmeri proprio perché nella sua modernità e nonostante la tragedia della sua uccisione, Rocco Chinnici credo che sia ancora oggi tra di noi. Il Consiglio Comunale di Catania esprime soddisfazione per la proroga dell'operatività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Sentiamo.
Il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Nastasi, in una nota ha espresso grande soddisfazione per la proroga fino al 31 luglio 2025 dell'operatività del centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Con la speranza che questo sia un passo verso una soluzione definitiva, esprimiamo grande soddisfazione per questo importante risultato. La proroga dell'operatività del reparto di cardiochirurgia infantile serena numerose famiglie siciliane e catanesi, molte delle quali si erano rivolte al Consiglio Comunale di Catania in cerca di aiuto. Il Consiglio, nelle scorse settimane, aveva approvato all'unanimità una mozione, primo firmatario il consigliere capogruppo di Forza Italia, Pier Maria Capuana, successivamente sottoscritta da tutti i capigruppo del Consiglio. Il 12 giugno scorso una delegazione dei consiglieri comunali, guidata dal presidente dell'ottava commissione consigliare servizi sociali Melania Miraglia, ha visitato il reparto del centro di eccellenza di Taormina. Questa visita aveva l'obiettivo di fornire ulteriore sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti e al personale sanitario della struttura. La scelta in controtendenza di Giulia Trapletti da Bergamo è venuta per studiare all'Università di Palermo. Il suo racconto contro i pregiudizi. Da Bergamo a Palermo per studiare all'università. Giulia Trapletti, nonostante le perplessità di parenti e amici, è riuscita a non demordere dal suo intento di iscriversi alla triennale in scienze politiche delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Palermo. Da nord a sud, una migrazione in controtendenza. Quando dovevo appunto prendere la scelta su che università frequentare, ho analizzato varie città d'Italia, varie tene d'Italia, ma sinceramente sono rimasta sempre colpita dalla Sicilia e dalla città di Palermo, in quanto ogni volta che sono venuta in vacanza sono rimasta piacevolmente colpita sia dal calore delle persone che dalla storicità del luogo, in quanto secondo me Palermo è una città bellissima. Dunque appunto, portandomi Palermo nel cuore, leggendo sempre i romanzi di Camilleri, la mia scelta appunto è ricaduta su Palermo. Inoltre studiare al nord secondo me non è facile come sembra, in quanto trovare una casa in affitto a Milano per esempio è diventato secondo me veramente troppo difficile. Ho amici che appunto sono accampati al Politecnico per protestare contro il caro affitti. Qua a Palermo invece il costo della vita è veramente più sostenibile, e questo non perché la mia famiglia mi avesse posto limitazioni di budget, anzi, ma perché secondo me appunto sia uno stile di vita un calore a livello di sia temperatura che delle persone, una bellezza del paesaggio che al nord non si può trovare per un costo della vita appunto molto inferiore. Si sta apprezzando una crescita di quello che io chiamo la reputazione, che finalmente sta cominciando a fare breccia un po' nella mentalità generale, per cui l'Università di Palermo, che prima aveva purtroppo una nomea di un certo provincialismo, comincia a essere modificata con l'idea di un Ateneo al centro del Mediterraneo, proiettato all'Europa, ma con un occhio anche al concetto di inclusione di rapporti internazionali. Quindi poter lavorare, poter studiare in un Ateneo che ha tantissimi contatti con paesi stranieri, che ha oggi nuove prospettive di lavoro, pone anche le prospettive per un lavoro adeguato, perché le imprese sono tante, in sviluppo e non soltanto locali, e soprattutto una condizione di benessere del ragazzo che vive una condizione esterna all'Ateneo anche tutto sommato positiva, pur nel disordine, nel nostro modo di essere uomini del sud, però certamente Palermo è una città molto inclusiva, molto tollerante, molto accogliente. Presentato il progetto Ordiniamoci per la crescita professionale e il miglioramento delle competenze e conoscenze nel mondo infermieristico. Si chiama Ordiniamoci ed è un progetto che è stato presentato presso l'aula DUSMET dell'ospedale Garibaldi di Catania, un'iniziativa volta alla crescita professionale e al miglioramento delle competenze del mondo infermieristico. Questo progetto, promosso da Salvatore Vaccaro e Giuseppe D'Angelo, rappresenta un'opportunità unica per crescere professionalmente, migliorare le competenze infermieristiche e dare alla professione nuovo vigore, nuovi stimoli, ponendola al centro del nostro sistema sanitario regionale.
Un evento particolare, abbiamo annunciato la formazione di un gruppo per il cambiamento dell'infermieristica a Catania, un gruppo coeso, un gruppo eterogeneo, un gruppo che viene da realtà diverse, un gruppo che crede nel cambiamento, un gruppo che già ha lottato negli anni e che vuole fare la differenza. Ci saranno le elezioni dell'ordine delle professioni infermieristiche da qua a dicembre ed è un gruppo che vuole scommettersi anche per questo, perché l'ordine deve fare la sua parte. Felice di essere in questo progetto, un progetto che lavora sull'inclusione di tutti gli infermieri, sulla telemedicina, sull'intelligenza artificiale. Abbiamo un progetto allargato che può essere importante come programma socio-culturale per tutta la cittadinanza e quindi stiamo avviando questo progetto per cercare di portarlo nel miglior modo possibile a termine. E quindi alcuni programmi di machine learning che ci possono servire per la nostra attività, l'assistenza domiciliare oggi deve diventare uno strumento importante per la cura dei pazienti a domicilio. Il futuro dell'assistenza è a domicilio e si può fare anche attraverso le innovazioni digitali e dell'intelligenza artificiale. La simulazione avanzata, tutta una serie di argomentazioni che abbiamo trattato oggi che ci permetteranno di crescere e di mettere i paletti per la prossima organizzazione, per il futuro dell'infermieristica a Catania. E ora cambiamo argomento. Al Museo Pirro Marconi, all'interno del Parco Archeologico di Mera, Solunto e Jato, si è svolto il convegno La Coppa d'Oro di Caltavuturo, una storia travagliata a lieto fine, dal furto al viaggio in America e il suo ritorno in Sicilia. In realtà è una fortuna avere il possesso, direi, culturale, non un possesso notarile. La fiala è uno dei tanti elementi, chiaramente tra i più importanti, che compongono il patrimonio ostensivo del nostro Parco Archeologico di Mera Solunto e Jato e significativamente del sito di Mera. La fiala oggi ci dà il pretesto per raccontare quanto lavoro c'è dietro il suo ritorno a casa dagli Stati Uniti. E lo faremo attraverso i protagonisti di quell'epoca. Pensate che della fiale già si parla dal 1980, abbiamo superato i 40 anni, ma è sempre un oggetto che fa pensare, che fa riflettere e che fa raccontare. Per noi come parco è anche il pretesto per far conoscere il nostro parco, quindi faremo dello storytelling, che è ancora una volta il pretesto per ringraziare quanti delle forze dell'ordine, sia della magistratura che soprattutto dei carabinieri, hanno partecipato e contribuito affinché la Fiale Aurea tornasse nel suo territorio. Presentato il calendario degli eventi in programma, restate in provincia, promosso dalla città metropolitana di Palermo, 53 appuntamenti organizzati dai comuni metropolitani, divisi per ambito turistico, sportivo, culturale e sostenuti dall'amministrazione con un investimento complessivo pari a 210.000 euro. Innanzitutto io credo che questa iniziativa, cioè quella dell'animazione territoriale, sia coerente con ciò che abbiamo già da tempo cominciato a fare all'interno della città metropolitana, cioè riprendere i temi della programmazione, condividerli con i comuni della ex amministrazione provinciale e immaginare linee e disegnare linee di sviluppo che abbiano una coerenza comprensoriale. Non è un caso che abbiamo zonizzato la provincia individuando aree omogenee che per vocazione economica, per caratteristiche socioculturali eccetera, sono capaci di esprimersi in maniera sostanzialmente omogenea, offrendo un'offerta coerente. All'interno di questa offerta coerente sta anche il tema dell'animazione culturale, dell'animazione spettacolare e dell'animazione sportiva, che abbiamo aiutato
con un contributo a 53 comuni che ne hanno fatto richiesta a seguito di un bando e che diciamo, agevolerà le attività dei comuni, aiuterà i sindaci a poter programmare manifestazioni che caratterizzeranno l'estate di questi stessi comuni, siano essi comuni marini, siano essi comuni montani. L'invito restate in provincia, che è un gioco di parole, non è che sia proprio originalissimo, ma ha il senso proprio quello di dire ai nostri concittadini e non solo, anche turisti, andate a vedere quelle che sono le meraviglie del nostro territorio e facciamo leva in coesione di queste meraviglie del nostro territorio, e l'ente sta a questo compito, quello di cercare di valorizzare al massimo quello che sono le nostre aree, soprattutto quelle che sono oltre la cintura metropolitana, che sono in grado non sono in grado di fare massa critica, ma le facciamo fare massa critica. Siamo un comune in dissesto, quindi grazie a Città Metropolitana e anche ai fondi regionali siamo riusciti a imbastire una piccola attrazione, ma l'attrazione più importante che abbiamo a Caccamo, siccome è il castello, il nostro castello, ecco perché siamo stati messi nella sezione turistica, e faremo una edizione della Castellana di Caccamo, perché quest'anno proprio c'è l'investimento della nuova Castellana, quindi ci sarà una 2 giorni di iniziative storico-culturali e anche di spettacolo proprio in occasione dell'investitura della Castellana di Caccamo. Armando Casamonica ha conquistato a Palermo lo scorso maggio il titolo di campione italiano di pugilato nella categoria super leggeri, battendo il campano Gianluca Picardi in un incontro definito altamente spettacolare. Il prossimo 26 ottobre, sempre a Palermo, la difesa del titolo al Teatro Al Massimo. E il pugile romano, campione d'Italia, incontrerà lo sfidante Alessandro Fersula in un match che si annuncia emozionante. Palermo le ha portato fortuna, a maggio è diventato campione dei super leggeri. Sì, il 3 maggio abbiamo disputato il titolo italiano qui a Palermo e siamo riusciti a vincerlo. Ecco, è stato un incontro difficile? È stato tirato, sì, abbiamo lavorato molto sull'avversario e siamo riusciti a portarlo a casa. A ottobre la difesa, tra l'altro in un luogo significativo, al Teatro Al Massimo. Sì, sono contento per questo qua, che comunque sia stiamo facendo una riunione di alto livello, sia a livello di titoli e a livello di panorama. E ora ci stiamo preparando per questo nuovo titolo italiano, che sarebbe la difesa, e con un altro validissimo avversario, e cercheremo di tenerci la cintura. Ecco, lei ha dedicato, seppure in giovane età, la sua vita allo sport. Ma cosa significa il pugilato per lei? Cosa significano i sacrifici che si fanno giorno dopo giorno? Il sacrificio di tutti i giorni, poi soprattutto quando c'è una preparazione, ci sono giorni festivi, comunque sia, passi magari un Natale, un Capodanno, un Santo Stefano, una Pasqua, che ti ritrovi a mangiare da solo alla fine, perché comunque sia mangi cose a parte invece che mangiare la solita lasagna e sta roba qua. Per me ormai il pugilato è sia un lavoro e sia una passione, comunque sia. Al di là di qualsiasi pregiudizio, lei ha scelto la strada dello sport nonostante il cognome pesante a volte lo abbia ostacolato. Sì, ci sono stati degli ostacoli, ma io proseguo la mia strada e cerco di smentire il più possibile e vedo che ci sto riuscendo piano piano. Soddisfatto? Soddisfatto sì. Con questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto.